Virginio, dopo l'ultima partita dove ti hanno tirato il collo, ti hanno fatto giocare parecchi minuti e forse per la prima volta sei contento che qualcuno era infortunato ieri. Sì, è brutta da dire così, però si cerca di trovare spazio nei momenti anche di difficoltà della squadra. Penso di essermi fatto trovare pronto, penso di aver dato un contributo. Comunque con il roster con cui eravamo partiti non dovevamo neanche rimanere in partita con la Virtus, invece siamo riusciti a fare la nostra partita per 35 minuti quasi, poi loro nel finale sono riusciti ad allungare, ma sapevamo che erano una grandissima squadra, però siamo molto contenti, ecco. La tua stagione personale, sei contento? Avresti voluto giocare di più, insomma, e come la giudichi? Beh, ovviamente mi sarebbe piaciuto giocare di più, però sono molto contento, penso che ho lavorato molto, sono cresciuto molto, sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista tecnico che fisico, quindi penso di essere sulla buona strada per guadagnarmi dei minuti l'anno prossimo. Potresti fare un'altra stagione così o magari chiedi magari di andare magari a una squadra più piccola, con meno blasone, con più minutaggio? Ora come ora non ho ancora fatto grandi pensieri riguardante cosa farò precisamente l'anno prossimo. Abbiamo un contratto che abbiamo l'uscita sia io che Varese, quindi adesso tra penso qualche settimana ci sederemo al tavolo e capiremo cosa è meglio per me. Da quale giocatore hai appreso di più? Dei due pivot che giocano, da Caruso e l'altro straniero, da chi hai appreso qualcosa o che ti abbiano aiutato a crescere anche per te? Io penso di aver appreso di più da Johnson, da Nino. Comunque in allenamento ci siamo sempre allenati contro io e lui. E più di una volta gli è capitato a lui di darmi dei consigli e io di prenderli, di prendermi dei bei canestri in faccia da parte sua e di rispondere magari delle volte con delle grandi difese. E però sono alla fine tutto il gruppo nel complesso, anche Markel, Colby, Justin, gli italiani, Gianca. Alla fine penso che cerchiamo tutti di aiutarci, soprattutto quando vedono ragazzi giovani come me, Librizzi, se possono dare un consiglio non vedono l'ora, ecco. Che cos'ha di così appariscente di questo Braves qui? Che cos'è che vi ha insegnato? Che mentalità vi ha fatto mettere in testa a differenza di altri allenatori? Ma penso che ha creato uno stile di gioco e ha preso dei giocatori che calzano perfetti per questo stile di gioco. Un gioco comunque veloce, dove non ci si sofferma molto sull'errore, ma si cerca di continuare e si guarda l'azione successiva. Penso che comunque il fatto di non dare grosse pressioni a livello sugli errori, ovviamente contestualizzando la frase, penso che questo qua sia la chiave. Se vediamo ieri una squadra che non era assolutamente al completo, noi per 30 minuti abbiamo fatto una partita che sarebbe stata quasi come avere tutti gli americani. Quindi alla fine penso che è proprio uno stile di gioco che dalla dirigenza fino all'ultimo dei nostri giocatori è diciamo sulla stessa linea di pensiero. E poi anche da tre ho visto che ci prendi, Da tre ci prendi o ti è andata bene? No, è il mio marchio di fabbrica. Diciamo che tiro con molta fiducia, non sto a soffermarmi sull'errore, prendo sempre i tiri giusti che devo prendere e speriamo di segnarne altre. Buone vacanze! Grazie, altrettanto anche